La preda l'ha fatta in Colombia e la peccatrice invece in Sicilia. La preda e la peccatrice sono un genere abbastanza piccolo dentro un altro genere che è quello del cinema esotico erotico. E furono il trampolino di lancio sia per Xavier Araya sia per Franco Gasparri, che era nato proprio dentro alla PAC dei Fratelli Bregni e poi andrà avanti nei tre Mark, il poliziotto. Hai visto chi la guida? No. Non è Zardi. Vuoi vedere che la lezione gli è servita e si è messa a lavorare? Vagli dietro. Avvicinati di più, Samichel. È stato un successo. Marco il poliziotto, specialmente il primo che hanno fatto, è uscito al Fiamma in prima visione, in piena estate. So che avevano speso una stupidaggine per farlo. Ci hanno incassato 2 miliardi subito. Il successo di Marco il poliziotto è stato un successo clamoroso dal punto di vista degli incassi. Il film costò 204 milioni a Copia Campione e incassò oltre 2 miliardi e 8. Tutte le ragazze che lui aveva come ammiratrici, che venivano da tutte le parti d'Italia, arrivavano da tutte le parti per vedere Franco, specialmente anche sullo schermo. Sicuramente si è portato dietro dei fan dei fumetto. Poi il cinema ha sempre avuto una sorta di diffidenza nei confronti di quelli che venivano dal fumetto. Non li hanno mai accettati facilmente. Lui si è conquistato un suo pubblico. E si è conquistato un pubblico cinematografico. Devo dire la verità, i suoi primi piani sono indimenticabili, questo per un attore è molto importante. Grazie Michele. Io riconoscevo in questo giovane attore, riconoscevo una grande capacità, che era quella di essere estremamente naturale, estremamente vero e quindi estremamente credibile. Questa è già una dote fondamentale per un attore di cinema. In più aveva degli occhi bellissimi e uno sguardo che passava dallo schermo, arrivava in platea. La figura di Franco Gasparri sembrava nata per fare Marco il poliziotto. Cioè nessuno avrebbe potuto farlo meglio di quanto l'aveva fatto lui. Perché aveva questo volto che era un volto maschio, un volto giovanile, un volto in qualche modo sensibile, attento, umano, non era una maschera segnata. Quindi sul suo volto passavano varie emozioni, non era una macchina. Era importante per me doppiatore perché? Perché mi indicava le intenzioni giuste, perché dietro quello sguardo e dietro quei movimenti e dietro quella naturalezza doveva per forza esserci una recitazione altrettanto spontanea. Ti vado a fare un giro? Se non hai niente in contrario, potremmo fare prima un salto a casa mia. Se ti va, eh. Come no? Me lo chiedi pure. Ok, allora andiamo. Vedi questo? Joe, via qua, devo dare da bere all'uccelletto, poi torno, aspettami. Franco Gasparri è stato in Mark, nei pochi film che ha fatto, un poliziotto bello, giovane, più simile alla grafica del tempo, cioè proprio al cartoon, rispetto ai grandi modelli precedenti, cioè Luca Merenda, Merli, Milian, Enrico Maria Salerno, è più legato ad un'immagine di il fumetto. Il poliziotto
poliziottesco è un genere tipicamente italiano, nato diciamo nei primissimi anni 70, subito dopo il genere western, spaghetti western, e che prende in qualche modo quello spazio là nel nostro cinema e fonde il genere western col genere, diciamo, impegno politico. Qui si gioca con la pelle della gente. Conoscete indirizzi, piani, tutto quanto. E non fate niente, io non capisco perché. Perché? Il terrorismo va combattuto con mezzi che chi non è addentro non può capire. Certo che non siete migliori di quelli a cui date la caccia. Stia attento a quello che dici. L'attenzione portata sulla droga prima, sulla criminalità e dall'altra parte sul terrorismo significava affrontare tre tematiche importanti a livello sociale. Cioè non era una storia totalmente inventata o avulsa dalla realtà italiana. Soltanto il fatto che nel 77 il genere finisce, quando finiscono anche gli anni di piombo, è talmente chiaro che chiude anche il genere in quanto la sua cronaca è finita. Comunque per me era un mito. Lui c'aveva questo fascino de uomo uomo. Adesso sono tutti sti uomini con sti orecchini, tatuati, capelloni. Non mi piacciono. Lui era un uomo uomo, bello. Ecco. Franco, quando si trovava in situazioni come di prime cinematografiche, mi ricordo quando siamo andati a San Benedetto, che c'era la prima di film Marco il Poliziotto, era pauroso, aveva paura della gente. Difatti lui voleva sempre qualcuno che conosceva vicino per proteggerlo, non che avesse paura degli altri, ma aveva paura della folla che magari s'ammassava addosso, non so cosa. Raramente ho visto l'entusiasmo della gente così come per lui quella volta. Una cosa, pensavo che lo avrebbero assalito, lo avrebbero spogliato. Anni dopo queste cose sono accadute per certi cantanti, certi gruppi, per nemmeno per il cinema, mai ho visto mai cose così di grande fanatismo. Per alcuni cantanti, alcuni gruppi, no? Così sì. E anche se lui si poteva permettere tutte le donne del mondo, questa adorazione per questa donna che era Stella, e una persona meravigliosa. Io non ero amica sua, non c'è stata possibilità, però ecco, conoscevo la moglie sua, Stella, che era una donna bellissima, una donna con una grande personalità, e fra loro era nato questo grande amore, no? Capelli lunghi, neri, vestita sempre strana perché c'era la boutique, sai, era vestita sempre diversa dagli altri. E lui insomma l'ha colpito proprio, ha dei capelli stupendi. Quando mi ha presentato Stella mi ha detto: Anna, hai visto? A me mi piacevano le bionde, ti ricordi? E invece Stella era completamente mora, l'inverso, scura di carnagione, mora. Subito io sono diventata amica di questa coppia, vedevo Franco come adorava questa donna. Io avevo una grande ammirazione per questa coppia che si amava. Mia madre ha conosciuto Franco forse ancor prima di portarmi in grembo, secondo me si conoscevano già da prima, forse in qualche vita precedente. Comunque io avevo poco più di 6 mesi, quindi quando ho aperto gli occhi già l'ho visto, insomma, subito. Franco ha conosciuto Stella a via Veneto, dove Stella aveva una boutique. Mia madre mi ha raccontato di questo incontro meraviglioso e mentre faceva le vetrine aveva indossato questo pantalone di pelle, si sentiva osservata e si gira e dice che ha visto questo angelo meraviglioso, che è rimasta folgorata. E, dai suoi racconti
Anche lui. Era una donna di grande gusto, una che precorreva i tempi. Erano una coppia fantastica. Mi piace ricordarli oggi, mi piace ricordarli perché è importante parlare d'amore in un momento forse in cui ci si crede poco nell'amore, no? Franco e mia madre erano veramente una coppia molto alternativa. Io andavo in una scuola di suore e loro si presentavano con la moto, mia madre con queste gonne reggestane coi camperos, lui alto 2 metri con i suoi giubbini di pelle, erano molto alternativi. Oggi con gli occhi di donna, un sogno. La prima volta che ho incontrato Franco è stato a casa sua. Io ero molto imbarazzato perché vabbè, poi ci sono entrato per motivi insomma personali dentro casa sua, non per rubare, nel senso perché conoscevo la figlia, io ero fidanzato con Luna, eravamo molto piccoli. Stella nasce quando io avevo 7 anni e Luna nasce esattamente 10 anni dopo invece. Era geloso come tutti i padri, forse, però diciamo questa gelosia era intervallata anche da un po' di ironia, insomma lui ci scherzava un po' su questa cosa che era geloso con noi figlie. Quando conosci un suocero c'è sempre un minimo di imbarazzo di fondo. I fidanzati, un fidanzato che gli ho presentato, insomma andava anche d'accordo con lui, si scherzava, si rideva. E quindi ci ha avuto questo problema Franco, diciamo, tra i tanti. Pure questo, per 1 anno e mezzo. Era un martedì, avevamo cominciato a lavorare un fotoromanzo il lunedì. Abbiamo fatto degli esterni davanti al Ministero degli Esteri, sul Lungotevere. Era sul raccordo anulare lui. Dopo 10 minuti sarebbe arrivato al lavoro. 4 giugno del 1980, era l'ultimo giorno di scuola, io facevo il liceo artistico. Era un giorno particolarmente allegro poi perché avevo saputo che ero stato promosso. E poi poche ore dopo tutto è stato stravolto, tutto è cambiato. Quel martedì io solitamente arrivavo un quarto d'ora prima, l'appuntamento era alle 8:30. Alle 9 meno un quarto continuano ad arrivare questi impiegati dicendo che c'era un grande traffico e secondo loro, anche secondo loro c'era la moto di Franco. Telefonammo alla polizia stradale e apprendemmo appunto che Franco era stato ricoverato credo fosse un ospedale sulla via Cassia. Perché Franco è caduto? Non si sa. Tante volte gli ho chiesto, dico, ma Franco, ma ti ricordi, ma com'è successo, come non è successo? Vuoto completo. Non si sa se qualcuno gli abbia invaso la corsia, sicuramente, perché lui in motocicletta ci sarebbe andato molto bene. E non lo so se gli hanno tagliato la strada o è scivolato. Non si sarebbe fatto nemmeno un graffio se non andava proprio direttamente con la testa in un guardrail. In un paletto. Pure è stato lanciato per terra con quel po' di incidente che ci ha avuto. Quando ho sentito questa notizia è stata quello di andare a vedere che cosa era successo.